Blocca Italia e petrolio in Consiglio regionale, vivace dibattito sulle ricadute in Basilicata del decreto Renzi. Buonasera dal TG Regione, ben trovati. Dunque in primo piano ancora il petrolio, se ne sta occupando il Consiglio regionale con un dibattito ancora in corso sulla relazione che il Presidente Pittella ha tenuto in mattinata. All'ordine del giorno le ricadute sul piano regionale del decreto Sblocca Italia, varato a fine agosto, che affronta la questione energetica. Edmondo Soave. Lo sblocca Italia per la parte relativa alla Basilicata in Consiglio regionale non piace a nessuno. Il dibattito ha fatto registrare sfumature diverse tra maggioranza ed opposizione, perfino tra un consigliere e l'altro, ma l'idea e il disagio conseguente per una sostanziale espropriazione da parte del governo delle competenze sul petrolio ha accomunato tutti. Lo Stato considera la materia di interesse strategico ed avoca a sé, col decreto in questione, le autorizzazioni necessarie. C'è un comma nello stesso articolo 38 che parla di autorizzazione da rilasciare d'intesa con la Regione, ma pare, stando al dibattito, convinca piuttosto poco gli oratori. In mattinata c'era stata l'ampia relazione del Presidente Pittella, lo sblocco Italia non soddisfa nemmeno lui, va bene il riconoscimento del ruolo della Basilicata, dice, ma contesta il famoso articolo 38 e non solo per la vicenda delle autorizzazioni che potrebbe interessare solo la Basilicata e la Sicilia, ma soprattutto perché viola, e questo riguarda tutte le regioni, la Costituzione ancora in vigore, di qui l'annuncio. O si cambia in fase di approvazione o la Basilicata insieme ad altre regioni lo impugnerà davanti alla Corte Costituzionale. Il dibattito è ancora in corso, molti gli interventi, si sta lavorando ad una risoluzione con la quale si chiede al Parlamento la cancellazione degli articoli 37 e 38 e si impegna la Giunta ad operare in tal senso nella conferenza delle regioni e a ricorrere in caso contrario alla Corte Costituzionale. Nella relazione di Pittella da richiamare una precisazione e una promessa. La prima, il raddoppio delle estrazioni riguarda la quota in erogazione già oggi, cioè da 80 a 160 mila barili al giorno, ma gli accordi già ne prevedevano 154 mila. E poi l'annuncio, uno scandaglio dei dati del registro dei tumori perché la salute e l'ambiente valgono ben più del petrolio.